Buongiorno a tutti, si sentono benissimo. Benvenuti a questa prima giornata dell'Università estiva della sinistra europea. Se vi accomodate, cominciamo i lavori di questa mattina. Come avete potuto vedere sul programma, stamattina ci occupiamo di un tema e di un quadro europeo e planetario particolarmente preoccupante, cioè della crisi della globalizzazione neoliberista e delle tendenze distruttive del capitalismo odierno. Come ci sono e mi presento, sono Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Con me c'è Veronica di Transform Europe e Michael della Green Green Alliance, dell'Alleanza Rosso-Verde della Danimarca. Con loro discuteremo e ovviamente dopo le relazioni introduttive ci sarà la possibilità di intervenire e fare domande sulla questione posta nel progetto dell'incontro. Poche parole da parte mia per introdurre il tema. Sono passati ormai 30 anni dal crollo del muro di Berlino e dei paesi cosiddetti socialisti. E quel momento di svolta aprì una nuova fase della globalizzazione neoliberista, rilanciando un processo che era già partito nel cuore degli anni 70, soprattutto alla fine degli anni 70, con le vittorie della Gran Bretagna di Margaret Thatcher, negli Stati Uniti di Ronald Reagan, e con l'apertura della fase delle riforme e quindi l'apertura al capitalismo straniero della Cina con Deng Xiaoping. Questo processo e questo progetto politico neoliberista e questo progetto politico delle classi dominanti, dopo il 1991 fu presentato, come ricorderete tutti, con il noto slogan di uno studioso americano, quello della fine della storia. La promessa era un pacifico sviluppo economico, la crescita del benessere in tutto il pianeta, un'unificazione del pianeta nel segno dell'affermarsi dei diritti umani e della democrazia liberale. Nel corso degli anni 90 le formazioni che poi hanno dato vita al Partito della Sinistra Europea sono state parte di un movimento che ha attraversato tutto il pianeta, che definimmo altermondialista, di critica di questa lettura ottimistica, un movimento che fu profetico ma che non è riuscito a invertire la tendenza alla egemonia capitalistica. O meglio, c'è stato un continente in cui quel movimento ha prodotto anche una trasformazione politica forte, mi riferisco all'America Latina,
dove dopo un ciclo di lotte contro le politiche neoliberali si affermarono governi progressisti in tutti i paesi, ma negli ultimi anni anche in America Latina assistiamo a una controffensiva la cui gravità è sotto gli occhi di tutti. Il quadro è diventato diverso e da tempo rispetto a quella promessa di benessere e diritti, promessa che è sempre stata una menzogna. Ricordo che questa era della globalizzazione neoliberista non si aprì dall'insegna della pace, ma della distruzione dell'Iraq e della guerra nel Golfo Persico, ed è stata contrassegnata da uno stato di guerra permanente che ha attraversato intere regioni del pianeta, quelle tra l'altro da cui oggi arrivano i flussi migratori principali indirizzati verso l'Europa. Però possiamo dire con certezza che il discorso intorno alla deglobalizzazione, di cui parla persino un giornale neoliberale come l'Economist, è cominciato ad affermarsi dopo la vittoria di Trump negli Stati Uniti, l'aprirsi di un'epoca di guerra commerciale che sembrava superata dentro una globalizzazione in cui il capitale in qualche maniera trovava la maniera per coordinarsi. Assistiamo al calo degli investimenti esteri e quindi c'è un evidente rallentamento della globalizzazione che osserviamo a partire dalla crisi del 2008. Se questo processo di globalizzazione neoliberista ha rappresentato una via di uscita da parte del capitale dalla sua crisi degli anni 70, il capitale con la globalizzazione si è liberato della regolazione statale e anche dal dovere della redistribuzione che gli veniva imposto dai movimenti operai nello spazio dello Stato-Nazione, perlomeno sul continente europeo. Questa globalizzazione è oggi in crisi per una serie di fattori che sono esplosi in maniera evidente nel 2008. Tutti i meccanismi con cui si cerca di sostenere l'accumulazione capitalista da parte degli stati comunque non producono una ripresa effettiva di un ciclo economico, sociale, di benessere come quello che caratterizzò l'Europa nel dopoguerra. E cioè il debito, l'austerity, i sostegni sempre più forti alle aziende, l'espansione della speculazione finanziaria, l'hanno provate tutte. Il risultato però è che gli stati sono sempre più ridotto al ruolo di promozione della riproduzione capitalistica e all'attuazione del progetto politico neoliberista. In particolare sul nostro continente, in cui l'Unione Europea si è trasformata progressivamente in un dispositivo di affermazione delle politiche neoliberiste su tutto lo spazio politico-sociale europeo. Il ruolo sempre minore dello Stato ha portato a quella che degli studiosi hanno definito post-democrazia. Lo Stato perde il ruolo di strumento di sovranità popolare e di protezione sociale. Questo mette in crisi la democrazia liberale come l'abbiamo conosciuta e soprattutto mette in crisi, e concludo, e la democrazia come l'abbiamo conosciuta nel dopoguerra, come spazio di conquista di diritti sociali e di maggiori libertà per tutti. Masse sempre più larghe di popolazione vedono lo Stato come un'entità aliena, nemica, e dentro questa crisi si va affermando
un nuovo tipo di neoliberismo che viene definito fascista, populista, populismo di destra, di cui Trump è stato un simbolo, ma qui in Italia abbiamo il successo di Salvini a ricordarcelo. Non si tratta di una destra nemica del neoliberismo, ma di una nuova modulazione delle politiche del neoliberismo. E quindi concludo, lo scenario in cui ci troviamo è quello di un capitalismo globalizzato che produce crisi economica, conflitto tra grandi blocchi geopolitici, crisi politica, democratica, sociale e soprattutto una crisi ambientale che vede sempre più il pianeta avvolto e prigioniero dentro una spirale di morte. Un solo dato, nonostante tutti i discorsi sull'emergenza ambientale, la produzione di plastica sul pianeta è aumentata negli ultimi 10 anni, non diminuita. E per ultima, oltre alla crisi ambientale su cui l'allarme esploso meritatamente grazie al movimento Fridays for the Future degli ultimi mesi, c'è il tema della guerra. Torna la minaccia di guerra e di conflitto permanente in una maniera che ci ricorda la prima parte del secolo breve descritta dallo storico Hobsbawm. E forse la correlazione tra aumento delle spese militari, ricordo che l'Unione Europea prevede che non possiamo spendere troppo per la salute delle cittadine e dei cittadini, ma che non esistono parametri all'aumento della spesa per strumenti di morte, e forse la crescita di ideologie naziste, nazionaliste, razziste, sciovinististe, nelle società di tutto il pianeta fa parte di questo clima di guerra che la crisi capitalistica va preparando. Io mi sono dilungato fin troppo, passo la parola ai due relatori che ringrazio per essere qui con me stamattina e do subito la parola a Veronica di Transform Europe. Grazie Maurizio, I'm very glad to be again with you here, and I'm also very glad that we have so much compatible presentation that I'm going to enlarge some arguments of Maurizio. So I took seriously the name Crisis of Neoliberal Globalization and the Status and Crisis of Capitalism. And of course, in 20 minutes, I'm not able to focus in detail on things I'm going to speak, so please forgive me for being short, not going to be being sometimes superficial, but in 20 minutes, it's not possible to do it that way. I would argue in the beginning that capitalism is destructive since its birth. If we observe the birth of modern capitalism in the end of 14th and 15th century, during the conquest of Americas, we already can see very much the destructive side, this other side of the birth of capitalism behind the great imperial expansions and the modernization of Europe and all these things. But of course, in the last, let's say, 40 years, we can speak definitely about the neoliberal version of capitalism, which is intensifying these destructive tendencies. They are on different levels, on the level of communities, on the level of ecology, on the level of democracy. I would like to focus on this democratic problematic more precisely as a question of choice. And I would like to try to somehow contextualize this problem and to show that basically the fact which everybody of us hears maybe before as cliche, that neoliberal capitalism
or neoliberalism as a ideology, as a political economical dogma, as a economic policy is destructive towards democracy is not a historical accident. It is actually something which is basically involved or packed inside of this intellectual tradition since its birth in the beginning of the 20th century. So it is not any mistake, it is not simply a question of some kind of economic fact, idiotism that this is going on. And I would like to demonstrate this problem on two different arguments, which are kind of my guidance within this presentation. And in the context of what Maurizio was already mentioning, 30 years of anniversary of so-called 1989 revolutions, but together with the 30 years anniversary of so-called Washington Consensus. Because in 1989, Washington Consensus was born as a kind of a dogmatic guidance for socio-economic policies of neoliberal economics, or what one of my inspirative sources, political scientist Wendy Brown, called neoliberal reason. So there are two anniversaries which are, of course, for us probably not so cheerful and so inspirative like the Luxembourg anniversary, but unfortunately they are shaping our today's dynamics very much. Wendy Brown, in her book, which was published, if I remember correctly, something like 2013-15, called Undoing Demos, she is presenting neoliberalism as a type of rationality, governmental rationality, which is based on the shifting or converting the political characteristics of democracy into economic. It is her thesis basically that it leads to economization of everything, nearly everything. People are turned into human capital, citizens are turned into consumers, democracy is turning in something what Maurizio already mentioned in post-democracy. And the other my interesting, I think, guidance author or the work on which I want to rely or speak about is the totally new book of Kevin Svobodian, which was published in Harvard University in 2019, which is called Globalists, The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. And this book is really, really interesting in why you will see very much why I talk about it, because he is tracing the beginning of intellectual tradition, so the tradition among economists and political scientists in the beginning of the 20th century, from which the neoliberalism was formed and born, he is tracing it in the Central Europe after the fall of continental empires in 1980. More precisely, in Vienna, actually. And in the intellectual tradition which was developing there among economists and political scientists like was von Mises, von Hayek, and Rebke, and many other persons. 1989, of course, the Washington Consensus is very is not totally, as Svobodian shows, connected with the Washington Consensus, because it had quite a long time and the neoliberal thinking was changing. However, there are of course very much common dimensions. As you know, Washington Consensus is based on three pillars: deregulation, liberation, and finally privatization. By the way, all these three main pillars are of course the guide and the main backbone of so-called transformation of Central Eastern Europe after 1989. But what is also very important for the Washington Consensus and neoliberalism in general is to create conditions for the
bounding or for the per saving or isolating private property rights against democracy and against politics, basically. And this is where we go back to the Central Europe after the fall of empires in 1918, where Slobodan is very precisely showing how much the neoliberal thinking of this way was connected with decolonization. It was connected with the fact that the newly created states in Central Eastern Europe in 1918-1919, we have shown on the result of Versailles Treaty also, 100 years, how they were within their birth and within their politics, by means of mobilizing citizens, redistributing private property within the quite huge land reforms. And these neoliberals in 1918-1920s Vienna were horrified by the fact that the property rights of before privileged persons were basically touched, and that this kind of quite huge redistribution of property did happen. For neoliberals in their birth and their emerging, the biggest anti-heroes of the time was Lenin, Vladimir Ilyich Lenin on one side, and President Wilson, American President Wilson on the other side. It was, the problem for them was a sovereignty, and of course sovereignty of the people, which allowed this kind of redistribution. And the democracy itself, because they thought that the democracy is very problematic, because it is allowing to do exactly these things. It is allowing to touch the private property idol in order to redistribute and change. If we see particular, I think, the historical irony in this, because 1989 was called as a revolution. It was also called as act of decolonization, that Soviet dominance in Central Eastern Europe ended. But actually, it opened the door for the return of neoliberal policies, which were, according to Slobodan, designed since the beginning to protect capital and private property against the people, against the demos. That was the key problem there. That's why he also said that we should see beyond the economical. We should see beyond the economical to notice that originally the neoliberals, and it is the tradition which goes through all the 20th century, is ending in the European Union, unfortunately, and organization as World Trade Organization, which both were, according to Slobodan, related to this version of seeing the political and the economical, which is neoliberals in the beginning of the 20th century, after the fall of empire, were seen. So if neoliberalism was a baby of decolonization, then of course it is particularly ironic that the fall of Berlin Wall was leading to such a situation that it opened the gates for absolutely opposite distribution of property, as you know, turnover around. Actually, I found a very nice quotation about how it was seeing the integration, because as you know, transformation of Central Europe always is connected with integration into the world economy and integration to the European Union. So Hayekian understanding of integration is not creation of something new. It is the restoration of something lost. And 1989 Central Europe was a restoration of capitalism in the most radical neoliberal version, because it was second most radical. I would say that Latin America was the next example of such a radical turn. So I will skip the characteristic of transformation, because I wrote two different papers for Transform about this, so you could read about it, what kind of problems it is dealing with. But this is really the paradox, this is very irony, that the